Alex Regresso, figli degli youtuber che non dovete rappare perché siete youtuber. E noi rapper siamo superiori. Tu non sei un rapper, sei un youtuber, non devi rappare. Sì, ma questo andava così un anno fa, prima della pandemia, quando i rapper si pensavano sto c***o e facciamo i numeri noi, che poi in realtà se li comprava l'etichetta, no? E loro si vantavano su numeri finti dicendo che erano meglio degli youtuber, nonostante poi in realtà fuffa creata da qualcun tutti altro. E adesso stanno tutti piangendo perché non riescono più a stare al passo con i numeri finti che si sono autogenerati prima, e quindi sono tutti falliti adesso e si vedono i numeri e veri e si attaccano agli youtuber dicendo gli in store con 5 persone, 5 insomma, gli è caduto, il teatrino, ma non il teatrino, perché poi alla fine su internet c'era veramente un hype generato da qualcuno. Era un hype ovviamente fasullo, perché quando tu basi l'hype sul nulla, e non stiamo parlando dei cantanti che andremo ad ascoltare oggi forse, stiamo parlando in generale la scena, quella che ci hanno detto scena rap italiana dal 2017 in poi. Raga, grande Panetti che hai fatto fare un milione a sti rapper, quindi adesso posso rappare anch'io? Posso rappare anch'io che sono uno youtuber? Posso far uscire un mio pezzo anch'io? Lo volete? Se questa reaction arriva a 30.000 like, vi faccio vedere che vi cacco in bocca tutti i vostri rapper preferiti. Però voglio 30.000 like. No, non vedi l'ora, visto che ormai rappano anche gli youtuber, rappo anch'io. Senti, allora, raga, nelle non migliori... c'è il video? No, non c'è fortunatamente, così non vedo quella faccia di cazzo di G-Beat. Basta col bullismo su G-Beat. Lui è solo un infame. Ma fammi fare il... Non devi prenderlo in giro per il fisico, devi prenderlo in giro perché è un infame. Allora andiamo. Un infame, cosa ha fatto? Su di te. Con un tipo che ciuccia l'altro. È Panetti, quello, non lo vedi che Panetti che c'ha? È Panetti stesso. Sì. Ma cosa c'ha in fronte? Una fica? No, è un... Una non sutura. So. Vai. Sì. Vai. Porca puttana. A Ruler chi è? Io non lo conosco, magari. No, non anch'io. Mi è partito un produzioncino a caso, scusate, non produzioncino, volevo. Raga, like, commento, ma soprattutto iscriviti al canale, se no ti metto la luce in bocca. Muoviti. Cosa sei diventato, Panetti? Vai. Ho messo anche le scarpe aperte apposta. Posso cominciare? Vai! Fa dai, parlo gli Arcade Boys, che due stronzi gli Arcade Boys, ma porco d***o gli Arcade Boys, di un porn e porno più, io non me ne posso più. Pazzo, cazzo. Palazzo. Ma anche lei no. Amici sono bene. Sono bene. Che sono a casa che mi c***o su di te. E mi riguardo le foto, riletto e con gli altri. Meglio se non sai. Comunque è diversa dalla roba che fanno normalmente i rapper, quindi va bene. Ragazzi, su di te è la dichiarazione d'amore più grande del mondo. Chi è questo? Perché sei mordento come quella volta che ti non riconosco le voci. No, che merda. Sono fatto, ti ho detto non farmi storie. Ti voglio starci, si può darsi. Aspetto che mi passi. Cuore in un pom che non ti amo. La vita è una figata, mi dà di lacrime perché ti piangi addosso. Billie Eilish. Ah, carino. Carina, però c'ha troppa roba. 13 anni. Ma infatti è carina per i 13 anni. È simpa. Almeno una gang gang, capito? Ah, vai, repanasca. Tette. Mi regalano i fiori perché si è morta dentro. È Blue Virus. E poi ha detto, ah, ti vengo dentro. Quindi è diventato Silent Bob. E beh, la tamarria per... Non dimentichiamoci che siamo dei tamarri di merda. Hardstyle, vai! Ah, e lui è Hardstyle. No, ma che cazzo ne so io, questa casa. Non è che Lega va bene, eh? Non è vero, invece. Invece no. Fada. Aspetta, sto godendo, cazzo. Mi stavo godendo il pezzo, cazzo. Quando mettono l'Hardstyle nei pezzi, impazzisco. Aspetta, male. Si sono già fatti il remix all'interno del pezzo. Sì, va a mock. Ma io credo. A parte che io non ho capito se c'era qualcun altro che cantava insieme. Secondo me l'hanno fatta cantare a Panetti, ma le hanno scritte in quattro, sta porcheria.
Dici? Può essere, se non c'è il video io non so chi canta, mica tutte le voci con l'autotune. Pezzo simpatico, adolescenziale all'American Pie. American Pie un po' triste, che minchia, te sei troppo bella, non me la dai, allora mi siego. E c'è più amore in un pompino, ok? American Pie. Quindi il target è perfettamente idoneo. La canzone è simpatica, è fatta bene, prodotta bene. L'art style è entrata bene, però io mi chiedo cosa acquacquasse con il mood iniziale e poi farla diventare art style. Anche se è fatto bene il passaggio, l'ho trovato un po' forzato, però chi se ne fotte. Ma no, invece l'idea come, di... Come accostamento di stili, eh? Ma stai parlando con uno che faceva questa roba sull'elettronica nel 2014, sì, quindi... Ma c'è uno stacco, tu la facevi mesciata. Ma no, non è assolutamente vero, ci sono dei pezzi metalcore che arrivavano a drum and bass, cioè su questo no, su questo non, assolutamente non sono d'accordo. Poi ovviamente il è roba personale, è roba che io faccio da, ho fatto anni fa, so perché lo fai, so quando vuoi mettere delle influenze e soprattutto quando matchano così bene che non dà fastidio l'entrata sulla produzione, vuol dire che seguiva un certo tipo di BPM, un certo tipo di produzione musicale. Ma io ho detto è entrata bene perché l'ha mesciata bene, ha cambiato radicalmente mood da nel giro di un'entrata, insomma, mi ha lasciato un po' così. Ripeto, gli youtuber che fanno 1,5 milioni con la canzone, i rapper che fanno 500.000 e devono chiamare la stampa per dire che sono delle migliori penne in Italia sofisticate. Cioè, a me la canzone poi boh, era simpatica, prodotta bene, fatta bene, può essere una roba per l'estate, no? Perché comunque se ci pensi è una roba che musicalmente sa di estate giovane, sa di estate di ragazzi di quella età che seguono appunto determinati tipi di youtuber. 15 anni che hai voglia di divertirti, pensi a scopare, va bene. Certo, ma cazzo, ma pensi a partire sega a 14 anni. Ma è più divertente questa roba qua. Io sono contento. Perché l'American Pie, nel quanto potesse essere l'apoteosi del trash, era un film generazionale che portava tanti ragazzi ad avvicinarsi anche semplicemente a un'idea di collettività che magari ti dava un prodotto filo americano per quanto riguarda l'idea di feste. Però sai cos'è? Se ne fotte. Veniamo dai Blink, veniamo da 14 anni, vuoi divertirti. Questo però è giusto, perché secondo me è una canzone, tra virgolette, real. Io ho quel pubblico lì, ho quella mentalità lì, faccio roba per quella cosa lì. Ed è esattamente queste cose qua. D'accordissimo. Cioè, parla canzoncina stupida nel senso di divertente e... E poi linea quel personaggio, no? Va bene, se alle medie ti ascolti sta cosa, va bene, capito? Vuoi ascoltarti Gemboy alle medie, ascoltati Panetti, che fa 1,5 milioni e il tuo rapper preferito è lì che piange agli store con 5 persone. Per dire, comunque, volete anche il mio pezzo rap, visto che adesso possiamo rappare anche noi youtuber? Sì. Vai, però io l'ho scritto da solo, senza ghostwriter. Ah, ho capito. Comunque, fatemi anche sapere... qua sotto chi cazzo è entrato nella canzone, perché ho visto che nella canzone c'erano tutti, ma non ho cambiato. Secondo me l'hanno scritta, però appunto neanche io ho sentito il cambio di voce, ma forse perché sono stupido, molto io ero stupido. Ero concentratissimo sulla produzione e sul anche sulla streaming, sono impazzito. Boh, fateci sapere qua sotto cosa ne pensate. Ciao, voglio.